Carico a disti, soffiatore, ed eccoci. Eccoci qua. Vediamo il magico Edgar, veramente spettacolare. In questa, nella decelerazione di questo inserimento curva. Eccolo nelle UPS, dove sinceramente Dylan Zimmerman lo trovo superiore, supererà tutti, ma non riesco neanche io a capire come faccio. È arrivato. Inserimento, salto del lago e il caro Edgar sta cominciando a capire il crossodromo. Sembra che si trovi molto bene col gas più duro, lo vediamo controllare molto di più la sua Yamaha. Signore, è un grande campione, ragazzi, 17 anni, eh? Molto maturo per la sua età questa ragazza, sinceramente molto, ma molto maturo. E sicuramente la stoffa, la concretezza di un campione, lo seguiremo, ma siamo proprio alla nascita di una stella, signore. È concreto, e come pilota è veramente maturo e solido, molto solido. Mamma mia, col manubrio dritto prende di quelle legnate sugli avambracci. Spero che l'abbiate visto dal video, prende di quelle bottazze, di quelle vibrazioni da panico, ma ciò gli consente di avere un maggiore controllo sul mezzo e sembra non stancarsi. È lì bello, sembra non stancarsi. Adesso arriva, siete contro sole. Vedete un po' poco, ma spero che riusciate a vedere lo stesso. Cerchiamo di arrivare su. Ecco che arriva sullo Zetti. Signori, Edgar ha fatto un controllo ma da panico, salto del lago. Se gli piace il gas duro, signori, gli hanno indurito il gas e questo ragazzo qui adesso sta veramente controllando il mezzo. Proprio cose che sembrano delle sciocchezze, e per portare il mezzo a un certo livello tutto diventa fondamentale. Tutto diventa fondamentale. Anche il saltino, ho detto, dei puffi, che una volta era molto piccolo e non gli piaceva, perché è un salto che spara storto, ti tira storto quando sei in aria. Adesso se lo sta mangiando, non gli dispiace nessun salto, nessuna curva del crossodromo di Castellarano, ormai l'ha fatta sua e sta continuando ad inallare giri su giri con una costanza incredibile e senza mostrare la minima stanchezza. Vedete nell'ombra la mia figura, mi stanco più io a parlare come sempre che il grande Edgar Vargas. Ecco che si sta inserendo nella parte alta. Avete visto sul salto il Donati, dove è buono. Donati l'anno scorso si è spetasciato tutto, perché pensava di essere in quarta, invece era in quinta, gas pieno, atterrato un po' lungo. Si inserisce nel tornantino. Spostamento di peso. Appoggio, praticamente ha buttato tutto in avanti, ma tutto, signori, il ginocchio ce l'aveva sul cilindro. Atterraggio, e qua è spettacolare perché entra con una velocità impressionante, riesce a farlo entrare in mezzo. Sulle UPS sta migliorando, ma la tecnica non è eccelsa. Signori, sta parlando di un pilota che ha fatto il primo alla prima manche dell'Europeo di Pechino. E
che qua veramente, cioè, qua è meglio, ha preso un rischio qua che c'è il secondo giro, 2-2, ma di qua è il numero uno. Signori, lui non si sta stancando, io sono a pezzi e addirittura è riuscito anche a stancare la batteria della nostra telecamera, della nostra videocamera. Signori Del Fero, dal crossodromo di Castellarano, adesso sta uscendo anche lui e meno male. Un saluto e ci sentiamo per le prossime interviste di fine giornata.